Ciao ragazzi, buongiorno. Rispondo a un paio di domande che mi sono arrivate sul sito riguardo alle fotografie. Che macchine fotografiche andare a utilizzare? Io rispondo, il telefonino. Non c'è bisogno di avere delle reflex, delle Canon EOS 5000, sto sparando. Basta un telefonino. Io sto filmando con un Samsung Galaxy 6S e questo telefono fa delle fotografie della Madonna. Ok, l'iPhone 6 o iPhone 5 fanno delle bellissime fotografie. Avete il vantaggio che con i telefonini hanno il bilanciamento automatico, l'autofocus, non dovete andare a regolare il diaframma, cioè molto semplice. Al massimo vi prendete un cavalletto, cavalletto che costa pochissimo, vi fate questo piccolo set fotografico, ma quello che veramente vi consiglio di non andare a spendere soldi per una macchina fotografica. Il box, poi mi chiedono il box. Il box può essere interessante come cosa, però il box deve essere utilizzato nel momento in cui avete degli oggetti che sono standard, cioè hanno sempre le stesse dimensioni. Non potete con il box andare a fotografare, posso dire, una scala e il giorno prima avete fotografato un hard disk. Il box deve essere utilizzato per oggetti di certe dimensioni. E poi il box, diciamo che è da utilizzare quando non avete, non avete il vostro catalogo fotografico, di oggetti nuovi. Allora il box ve lo consiglio perché fate uno scatto una volta e allora viene una cosa bene, fatta bene con lo sfondo bianco. Ma se avete oggetti usati, no, ve lo sconsiglio il box anche perché poi è troppo complicato. Mi ricordo che avevo quasi 32.000 fotografie nel mio negozio perché vendendo libri utilizzavo più scatti all'interno della descrizione, facevo un casino di fotografie. Avevo il mio mobile dell'IKEA, era bianco, tranquillo, infilavo dentro, era un piccolo ripiano, no? Infilavo dentro il libro, lo mettevo così e scattavo. Sempre la stessa intensità di luce, venivano tutte bene. Quando un mio cliente mi chiede, guarda Max, devo inserire questi prodotti, sono prodotti miei, allora lì dico, ok, allora ci dobbiamo un attimo strutturare e fare in modo che il set fotografico, comunque la zona di foto, sia sempre la stessa, ok? Semplice, la semplicità paga, ragazzi. Poi, se volete fare cose in grande, ok, le fate, ma se stiamo partendo, è una startup, contano più le tecniche di vendita, ve lo ripeto sempre in continuazione. Certo, se la fotografia fa schifo, non comprano, questo è sicuro, eh. Ok, ragazzi, dai, un piccolo consiglietto per le macchine fotografiche. Vi ricordo di iscrivervi al canale, poi cos'altro? Lasciatemi piace al video se vi è piaciuto e basta, dai, per oggi vi auguro buona serata. Ciao da Max.